Sport in Costituzione, perché ne dobbiamo parlare e cosa significa parlare appunto dell'entrata dello sport nella Costituzione? Beh, dobbiamo parlare di questo perché è finalmente un atto di coscienza. Immaginare che di sport se ne faccia così tanto, se ne parli così tanto e non entri nella nostra carta fondamentale era veramente una situazione da mettere a posto. È importante perché c'è un riconoscimento della funzione sociale dello sport, la funzione educativa, la funzione sociale, la funzione anche di coesione sociale. Lo sport è un momento, forse l'unico momento, oltre la musica, di grandissima coesione a tutti i livelli. Parliamo di CNEL, dell'attività che lei fa e più in generale proprio dell'istituzione. Secondo lei di che cosa c'è bisogno? Ma io credo che ci sia bisogno nel nostro Paese di utilizzare tutti gli strumenti che il Paese ha a disposizione e che ogni singolo strumento renda il risultato a cui è chiamato. Il CNEL in questo caso è un'istituzione importantissima, istituita dalla nostra Costituzione, ed è un organo tecnico capace di rendere e di spogliare determinate tematiche da quel pathos che ogni tanto non fa rendere l'ottimo risultato. Oggi parliamo di sport, soprattutto dello sport che ci insegna a convivere con se stessi, con gli altri. Giornate come questa, che significato hanno? Ma è una giornata come oggi, non dovrebbe essere una giornata straordinaria, dovrebbe essere un quotidiano, perché oggi stiamo parlando ai giovani, stiamo parlando agli anziani, stiamo parlando ai bambini e di cosa stiamo parlando? Del vivere civile. Vivere civile significa vivere senza violenza, vivere civile significa vivere senza discriminazione e senza pregiudizi. Ecco, io credo che lo sport possa veramente rappresentare l'insieme di tutti questi valori. Non c'è età per fare sport, non c'è colore, non c'è sesso, non c'è distinzione. Ognuno può fare il proprio.